Ciao a tutti, questo è il set Lego Casa di Mario and Yoshi. Questo sarà il primo mattoncino in tutti i sensi che useremo per costruire uno scenario ambientato in Giappone fatto con il Lego, per cui avremo solo personaggi e costruzioni giapponesi. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Innanzitutto, queste non sono le istruzioni, perché le istruzioni si ottengono in un'app che si ottiene inquadrando col cellulare questo QR code, e a questo punto poi si apre lo scaricamento dell'app, che è un'app molto grande, è più di 600 mega, per cui ci vuole parecchio tempo a scaricarla e installarla. E questa icona qui di Mario, e ora ci vuole anche un po' aprirla, però magari con un cellulare veloce fa prima, che occupa un sacco di spazio sul cellulare perché ci sono dentro dei giochi, delle attività da fare. Comunque, la prima cosa che chiede di fare l'app è collegare il personaggio di Mario, perché ora, solo che Mario non c'è in questo set, è in quello che loro chiamano Starter Pack. Questa invece è la casa di Mario e Yoshi, quindi Mario non ci si trova, però Mario è un personaggio un po' particolare perché si connette tramite Bluetooth, ha degli schermi LCD al posto degli occhi, per cui interagisce, fa un sacco di cose, e quindi lo vendono a parte, se lo fanno chiaramente pagare. Però noi intanto abbiamo la casa di Mario e Yoshi, e quindi ecco, iniziamo e intanto montiamo questa. Ora qui ci sono varie opzioni dell'app, che al momento sono quelle attività video che dicevo. Cliccando qua in alto a destra si può scegliere il set che abbiamo preso, eccolo qua, la casa di Mario e Yoshi. A questo punto si aprono le istruzioni per il montaggio, sempre con molta calma comunque. E allora, ecco qua, praticamente ci fa vedere passo passo come si monta. La prima cosa che chiede, intanto faccio vedere cosa c'è dentro: ci sono 205 pezzi, sono divisi in sacchetti. Il primo è il numero 1, che è quello che ci fa aprire lui, e c'è dentro Yoshi praticamente. E anche Yoshi ha un suo QR code che, secondo le istruzioni, servirà per registrare il prodotto. Ora, per sfruttare tutte le funzioni del kit, servirebbe anche il set base, lo starter pack, quello con Mario, perché vedete, Mario ad esempio si può mettere sulla maca e interagisce anche avvicinandosi a Yoshi, sempre perché appunto si collega all'app. Quindi insomma è un mondo un po' vasto e da scoprire, però per prima cosa, per i nostri fini, montiamo la casa di Mario e Yoshi. Ed ecco che è terminata la costruzione di Yoshi, tutti i pezzi erano contenuti nella stessa bustina, è molto carino, è fatto di tanti piccoli pezzettini, eccolo qua. E qui in fondo c'è questo QR code, che però non è scansionabile con il cellulare, ma è necessario possedere Super Mario, che si trova nello starter pack, che ancora non possediamo, però abbiamo ordinato, quindi prossimamente vi faremo vedere l'interazione, perché appunto Mario è un personaggio interattivo che, avvicinandosi a Yoshi e toccando il QR code, può fare tutta una serie di azioni. E poi, diciamo, quel QR code serve anche per registrare il prodotto, cosa che appunto non abbiamo neanche ancora potuto fare per l'assenza di Mario. Ecco, ho completato la seconda parte dell'istruzione, ho costruito la casa di Mario vera e propria e il cubetto stella, che anche questo, come il personaggio di Yoshi, diciamo, ha un codice che poi sarà attivato dal personaggio di Super Mario. La buona notizia è che nel frattempo abbiamo ordinato anche il set con il personaggio di Mario, quindi prima della fine del video potremo far vedere come Super Mario interagisce con tutti questi mattoncini che troverà poi durante il percorso. E la casina è molto carina, è stata leggermente più difficile da montare di Yoshi. Ha il tetto e la porta che si aprono. Questo, diciamo, è l'interno come è in questo momento. Poi probabilmente vi andrà inserita anche
la stellina e ora niente, continuiamo con il montaggio. Ed ecco il set che è completato, rispetto a prima c'è anche il Goomba e anche questa bellissima amaca, e quello che vedete lì in mezzo è un coccodrillo che però non è nel set di Mario e Yoshi, è semplicemente l'ha costruito Alice e ce l'ho messo perché mi sembrava insomma ci stesse bene come nemico di Super Mario che non è ancora arrivato, quindi non possiamo ancora farvi vedere come interagirà con Yoshi, Goomba, la casa e anche con l'amaca, che anche se non ha uno di questi QR code, comunque Mario dovrebbe essere in grado di capire che sta dondolando sull'amaca. Là c'è anche la stella pronta al suo posto e quindi niente, ora aspettiamo l'arrivo di Super Mario. E mi sono dimenticato di dire una cosa che appunto volevo dire, è che il giardinetto può essere montato un po' a piacimento, cioè nelle istruzioni c'è uno schema, però ad esempio sulla scatola è diverso e poi anche nelle varie immagini che si vedono in giro è montato in modi diversi perché tutti questi sentieri sono fatti poi per essere combinati con gli altri parti, con le altre parti del set di Super Mario e quindi in base poi al percorso che uno vuole fare lo può mettere diversamente. Ad esempio Yoshi potrebbe essere messo dall'altro lato dell'amaca oppure vicino al Goomba. C'è anche questi elementi come la freccia che dovrebbe indicare un po' il percorso appunto che Mario vuole fare, o lo steccato, la cassettina della posta, il fiore, cioè, si possono mettere un po', insomma, dove si vuole. Finalmente è arrivato Lego Super Mario, così possiamo far vedere come si interfaccia col set di Yoshi. La prima cosa che uno può fare quando arriva Lego Super Mario è praticamente dove ci sono le istruzioni per montare la casa di Yoshi, come abbiamo fatto prima. C'è un bottone per scansionare Yoshi utilizzando la telecamera sul fondo di Lego Super Mario. Un attimo, Alice. E facendo così si registra sull'app il set che appare qua. Tieni, Alice, tieni. Glielo diamo altrimenti. E qua praticamente le istruzioni invece di essere al posto di prima appaiono qua. Quindi c'è. Qui c'è il set base, che è quello che contiene Lego Super Mario, e poi qui c'è la casa di Yoshi, e cliccando ci riappaiono le solite istruzioni. Ora lì ci sta facendo vedere come interagisce Lego Mario, che ad esempio sul tetto rosso si brucia, però È se vero, prima perché scansiona la stella, che adesso, eccola, non si brucia più. Questa è un'altra cosa che abbiamo scoperto. Poi può uccidere il Goomba guadagnando denaro e poi può salutare Yoshi prendendo un cuore e un denaro. E l'ultima cosa, ora facciamolo insieme Alice, si può fare addormentare, vai, piano piano, addormentare sull'amaca. Ci mette un pochino, parla un po' e poi chiude gli occhi e comincia a russare. Dice prima oh. Poi dice che è stanco, ci metto, ecco, ha chiuso gli occhi e la comincia a russare. Questo lo fa solo mentre non c'è, diciamo, il gioco attivo, perché diciamo nel set base c'è il tubo di partenza e la bandiera d'arrivo che serve per attivare il gioco vero e proprio. Durante il gioco, almeno a noi non si addormenta, però quando il gioco è spento si addormenta. Quindi questo, diciamo, è il set casa di Mario. E Yoshi, noi abbiamo aggiunto anche la coccodrilla, il fantasma che ha fatto l'Alice. Secondo me questo set è molto bellino, la casa di Mario e poi anche Yoshi, che è uno dei miei personaggi preferiti. Anche l'amaca con questa bella funzionalità è bellina. Magari non c'è molto altro, c'è un Goomba che poi anche nel set base non c'è niente di particolarmente strano e interattivo, c'è la porta che si muove e il tetto, però insomma se piace Yoshi che è veramente carino, insomma un acquisto consigliato. Quindi vi saluto e a presto per altri video Lego e Lego Mario.